Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Nella vita non sempre si può tornare indietro, ma non è detto che quello che si trova sia peggio di quello che si è lasciato. D'altra parte ci sono precedenti famosi, come Abramo per esempio, per incontrare che cosa? Avevamo parlato della condizione d'esilio. Evidentemente questa condizione d'esilio di cui avevo fatto cenno, in fondo va sulla scia di quelle metafore di cui ho parlato altre volte, il naufragio, il mal di mare, lo smarrirsi dentro la città, eccetera. Ora, questa condizione d'esilio, dicevo, è una condizione esistenziale dell'uomo. L'uomo moderno ha tentato in qualche modo di, come dire, di trovare strategie per cancellare questa esperienza, per fare in modo che questa esperienza si, come dire, fermasse la sua incertezza. Diciamola in un modo come lo diceva un maestro di cassidismo: la verità è sempre in esilio. Nel momento che tu l'hai catturata, questa verità si trasforma spesso e volentieri in potere, in, come dire, in prigione, in qualcosa che impedisce il suo viaggio. La verità è in viaggio. La verità dell'uomo, la verità di te stesso, la verità dei cieli, è sempre, come dire, qualcosa che ti obbliga a camminare. Immaginiamoci se avessimo la verità dei cieli, avremmo finito di credere persino, avremmo esaurito la fede, perché avremmo la certezza. Ora, questo esilio è che in qualche modo noi ci muoviamo grazie al fatto che siamo incerti. E ci sono due belle immagini che vengono, se ricordo bene, da Adorno: l'immagine di Ulisse e l'immagine di Abramo. Sono tutte e due in viaggio, ma Ulisse, che è un grande eroe moderno, dell'Occidente moderno, che cosa fa? Va in viaggio, fa questo periplo in cui incontra il meraviglioso, lo sconosciuto, avendo un'idea fissa. E l'idea fissa è Itaca. È l'idea di tornare dalla sua Penelope, là dove sta la sua identità, là dove stanno i suoi amori, i suoi affetti. È vero anche che appena tocca l'isola di Itaca, poi fa mettere le vele per riprendere il viaggio, perché l'uomo d'Occidente è così. Però c'è questa idea del ritorno a casa. E Abramo è una figura ben più sorprendente, è una figura che buca lo schermo, come si dice, perché Abramo non torna a casa. Abramo in qualche modo intraprende il viaggio e impedisce persino ai suoi cari di tornare a casa. Non c'è una casa a cui tornare, c'è una casa a cui andare. Questo andare verso un luogo sconosciuto, che è il luogo della rivelazione religiosa, per chi crede, della rivelazione di sé, della rivelazione del mistero del mondo. Ecco, questo andare, questa scoperta ha accompagnato, come fosse una sorella gemella, questa dimensione di un esodo senza ritorno ha accompagnato molti dei momenti importanti del secolo che abbiamo alle spalle. Oggi dove siamo? Oggi ho l'impressione che l'esilio continua a essere, l'esodo verso questa terra sperata, agognata e diventata più lontana,
e siamo in una sorta di ricerca affannosa di una, come dire, di una casa sempre uguale, dunque di un'identità sempre uguale, così impaurita delle altre identità, così impaurita del diverso, dell'altrove, tanto che questo altrove l'abbiamo a volte ridotto a male, come io spesso ripeto, vediamo nella trasformazione del grande mito del viaggio, nella banale pratica del turismo. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. We'll be right back.